Un'azienda attiva soprattutto nell'esportazione e che per questo è stata duramente intimidita il 31 agosto scorso, quando alcuni suoi mezzi furono dati alle fiamme. Il presidente della regione, Giuseppe Scopelliti, ha fatto visita alla Caffè Guglielmo e ha avuto parole di encomio per gli operai che, da quando la fabbrica ha subito la terribile intimidazione, hanno deciso di effettuare delle vere e proprie ronde, controllando loro stessi gli impianti. È triste che si debba agire in questo modo per assicurarsi il lavoro, ma è anche il segno di una Calabria che lotta contro il malaffare. Un esempio importante che va recuperato e fatto conoscere sempre di più anche alle altre aziende, ai lavoratori delle altre aziende calabresi, perché questi lavoratori hanno deciso, nel momento in cui hanno subito un attentato, la loro azienda ha subito un attentato, di fare un po', ergersi un po' a sentinelle, a controllori delle attività dell'azienda, quindi a monitorare loro stessi l'azienda, dimostrazione dell'attaccamento al proprio posto di lavoro, della vicinanza alla stessa azienda, e credo che sia un segnale che vada colto. Noi come giunta regionale siamo stati qui oggi insieme al Presidente della provincia proprio perché ci ha impressionato favorevolmente questa scelta, questo coraggio, questa idea di essere in prima linea e di dire in maniera molto chiara a chi vuole mettere in campo l'arroganza delle logiche malavitose che qui invece l'impresa, che qui invece i lavoratori reagiscono dicendo: noi andiamo avanti perché vogliamo continuare a produrre per il bene delle loro famiglie, ma certamente per il bene del territorio.